Allora, vediamo di parlare, adesso lo farò, qualche piccolo trailer. La disuguaglianza fa bene, è ovvio che lo vedete al contrario perché sul video funziona così. Esce giovedì 15 settembre, la destra è fuori legge, questa è la mia tesi. In questo paese essere di destra è un tabù. La parola destra è confinata in uno sgabuzzino del dibattito politico, più o meno lo stesso accade con il termine liberista. La demonizzazione di queste etichette nasce dal fatto che in Italia per anni si sono autodefiniti di destra solo gli eredi del fascismo e i reduci della Repubblica di Salò. Buono o sbagliato che sia questo, quello che conta è che oggi in Italia tutti si possono definire di sinistra senza nessuno scandalo. Se uno si definisce di destra è subito un autoritario, un cattivone. Se invece sei di sinistra, sei sempre nella parte giusta, stai dicendo sempre le cose giuste, sei corretto, sei politicamente accettabile, insomma, fai parte di quella grande famiglia che in questo libro cerco di smascherare. Uno dei capitoli che dedico a questa grande famiglia che cerco di smascherare è proprio quella, è il capitolo 5. Io a Capalbio non ci vado. In questo piccolo bignami del pensiero liberale, perché è a portata di tutti, tutti potranno leggere i grandi pensatori liberali spiegandoli con grande semplicità, ecco, nel capitolo Io a Capalbio non ci vado avrò uno straordinario Ricossa, Aron, Mamet, Ronald Coase, Mingardi, Ippolito e straordinario Michele Brambilla, quel periodo che ci racconta Michele con l'Eschimo in redazione in cui un regime c'era davvero, e quella del politicamente corretto dei fiancheggiatori intellettuali delle Brigate Rosse. La disuguaglianza fa bene, primo trailer di una lunga serie, fino a giovedì ve li manderò in onda. Ciao!